Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Ma indovinate un po' chi sono oggi? Oggi sono la vostra Barbie umana, dopo tante Barbie umana e tanti Ken umani che stanno inquinando la nostra televisione. Io oggi sono la vostra Anto Barbie, Anto Nonna Barbie, come volete, perché mi sono proprio voluta vestire, truccare e pettinare come la nostra bambola preferita. Chi di noi ragazze, perlomeno da bambine, non ha avuto la sua Barbie preferita? E allora ieri sera mi è venuta questa idea di fare questo video dedicato alla nostra bambolina preferita di quando eravamo bambine. Quindi oggi facciamo un video con dei profumi, parliamo di profumi che potrebbero essere adatti alla nostra amatissima Barbie. Allora, mi è venuta in mente l'idea ieri sera mentre ero a letto. Io sapete che amo il fucsia, tant'è che colore fucsia, ho messo questa tutina fucsia con questo nastrino fucsia e non potevo avere che su un bel rossetto fucsia perché la nostra amica Barbie adora questo colore. Lei vive in una casa tutta rosa, ha un automobile rosa, i suoi vestitini sono prevalentemente rosa. E vi devo dare qualche cenno storico sulla nostra preferita bambola che è la Barbie. Allora, Barbie nasce nel 1959 negli Stati Uniti d'America, creata ovviamente dalla casa Mattel, e nasceva con un nome e un cognome perché lei è nata il 9 marzo 1959 con il nome di Barbara Millicent Roberts. Questa è una chicca che forse non tutti sanno. Comunque, il rossetto di oggi non poteva che essere fucsia, ovviamente, ed è il mio bellissimo Nabla con questo colore che è, non lo vedo, ve lo scrivo nell'info box. Allora, nell'immaginario collettivo di tutti noi c'è una Barbie, no? Ognuno di noi, chi non avrebbe voluto assomigliare a una Barbie almeno una volta nella vita? Questa ragazza bellissima, perfetta, alta, magra, con questi bellissimi abitini adatti per ogni occasione. E poi dobbiamo dire una cosa tanto importante, che Barbie era intelligente, perché la Barbie ha fatto tutti i lavori del mondo, è stata anche dottoressa, è stata una guerriera, è stata di tutto e di più. Insomma, la Barbie non era una biondina stupida, no, lei era una ragazza intelligente che ha sempre lavorato tanto nella vita. Allora, io ho visto il film Barbie che non mi è piaciuto, se devo essere sincera, però la Barbie veramente ha fatto tutti i lavori del mondo perché sono uscite anche diverse Barbie da collezione, Barbie Lady Diana, Barbie Regina Elisabetta, Barbie Tina Turner, Barbie Rossella O'Hara, insomma, da collezione costano anche tantissimo. Questo proprio è un cenno proprio semplicemente storico e culturale per parlare di Barbie. Ma io così ho voluto immaginare, ho detto, se Barbie veramente dovesse scendere un giorno nel mondo reale, perché lei vive in Barbieland, no? Questo luogo bellissimo dove ci sono tutte le Barbie bionde, more, rosse, di colore, cinesi, havaiane, ci sono la Barbie sirena, insomma, ci sono tutte le Barbie del mondo. A me sarebbe sempre piaciuto sentirmi per un giorno la Barbie e vivere nel mondo di Barbie. Io avevo da bambina la macchina della Barbie, ho avuto tantissime Barbie in collezione, solo che io ero una bambina un po' dispettosa perché le distruggevo tutte. Tagliavo i capelli, le truccavo, rompevo le braccia, insomma, non ero una Barbie tranquilla. Io mi immedesimavo nella Barbie, non ero una grande bambina amante delle Barbie tranquille. Le case della Barbie non ne ho mai avute perché le costruivo io con gli scatoloni che provenivano dal negozio di mio papà. E costruivo la cameretta, facevo le finestrelle, mettevo, insomma, costruivo la casa un po' come dire, bohemienne di questa Barbie, un po' diversa dal solito, come del resto io, insomma. Allora, oggi parliamo di profumi che secondo me Barbie nell'immaginario reale potrebbe utilizzare. Io so che sono usciti dei profumi proprio con il nome Barbie perché sono stati creati, ovviamente, per i bambini e lanciati sul mercato dalla casa Mattel. Però io in collezione, nei miei profumi che ho in collezione, ho
Ho delle fragranze che voglio proprio dedicare alla Barbie e oggi spero di essere riuscita a realizzare un po' il mio sogno di sentirmi Barbie per un giorno, anche se non ho forse più l'età che avrebbe Barbie. Comunque andiamo e partiamo con il primo profumo dedicato alla Barbie. Allora, oggi niente fragrantica, niente note olfattive, niente piramidi, perché questo è un video giocoso, più giocoso di così. Stiamo parlando di una bambola. Io, ecco, volevo farvi notare veramente l'impegno che ci ho messo per farmi gli occhi da bambola. Spero di esserci riuscita. Ho messo un po' di argento di sopra, un po' di rosa qui sfumato, la matita nera e ho messo tantissima mascara, anche se magari non si vede. Il rossetto ve l'ho già fatto vedere. Ho messo un bel blush fucsia, ovviamente. E andiamo a parlare del primo profumo. Allora, Barbie chi era? Barbie era una ragazza bellissima. Con una vita perfetta, apparentemente con tantissime amiche, tantissimi amici, e andava a tantissime feste con il suo presunto fidanzato Ken, che oggi però non è presente qui da me. Ci vorrebbe un Ken biondo, ma il mio Ken è un po' attempato, quindi non so se avrà voglia di fare la sua comparsa. Quindi voglio immaginarmi una Barbie che si veste per andare a una festa con le sue amiche Barbie, in questo luogo dove si canta, dove si balla e dove le Barbie sono felici, bevono questi cocktail finti di plastica e si divertono tantissimo e ovviamente sono accompagnate anche dai loro fidanzati Ken, perché tutte le Barbie si chiamano Barbie e tutti i Ken si chiamano Ken. Per questa serata ho dedicato questo profumo che è un Mansera che si chiama Roses Vanille, ve ne ho parlato già qualche video fa, perché parlavo dei profumi con la fragranza alla rosa. Allora, questo profumo perché? Perché io stessa quando lo uso mi sento un po' una Barbie, perché è un profumo alla rosa vanigliato, giocoso, giocosissimo, mette gioia di vivere, di cantare, di ballare, e io stessa lo uso quando devo andare a fare magari una serata divertente, a sentire la mia amica Lucy che canta, magari se c'è una festa di compleanno, se si può ballare. Insomma, questo è un profumo stupendo di Mansera, con questa rosa vanigliata, dolcissimissimissimissimo, che trovo veramente adatto a una serata dove la Barbie va a una festa con le sue amiche Barbie. Invece, una bella mattina, Barbie si sveglia, scende dal suo letto tutto rosa, in questa camera tutto rosa, e scende le scale e va nella sua cucina tutta rosa a fare colazione. Mangia questi pancake a forma di cuoricino e beve il latte e poi deve uscire per andare a fare le commissioni, vestita benissimo, vestita magari con un abitino bianco e un bel fiocco bianco anche in testa. Quindi con una giornata così perfetta, con un bel sole primaverile, ci vuole un profumo da giorno floreale e femminile. E ho pensato che in quel giorno Barbie potrebbe indossare Soleil di Fragonard. Questo bellissimo profumo primaverile che proprio è adatto a una giornata come quella e come quella anche di oggi. Questa è la versione da 50 ml, ho anche la versione più grande, a parte la bellezza della boccetta. Fragonard è un brand di nicchia che però produce fragranze non di costo elevatissimo. Allora, questa fragranza io me la spruzzo perché oggi voglio proprio sentirmi Barbie. E la spruzzo da questa parte e penso che piacerebbe proprio alla nostra Barbie, perché questo profumo è una giornata di sole, una giornata piena di fiori, di gelsomino, c'è anche un pochino di rosa, c'è un filo di tuberosa e poi c'è questa nota saponosa che non può mancare a una ragazza per bene, com'è la nostra Barbie. Quindi io penso che questo profumo elegantissimo, molto bon ton, molto signorile, potrebbe davvero piacere alla nostra Barbie per andare a fare un giro di commissioni nel centro di Barbieland, dove incontra le altre sue amiche Barbie per magari andare a fare un po' di shopping. Ecco, devo agitarmi meglio perché altrimenti balla tutto e la nostra Barbie non sarebbe contenta se venisse fuori un video così, con tutti questi strafalcioni. Quindi oggi mi devo controllare, devo agitarmi meno ed essere più seria, perché la nostra Barbie è una ragazza seria.
Allora, sbrigate le faccende della mattina, arriva il pranzo. Arriva il pranzo e si pranza ovviamente. Barbie non pranza mai da sola. Barbie ha tantissime amiche, tantissimi amici e quindi andrà a pranzare in un locale bellissimo, tutto rosa, tutto pieno di cuoricini rosa e indosserà un profumo che le metterà la gioia di vivere. Ed è questo, perché questo è un profumo rosa, è un profumo color fucsia, sono proprio in tinta oggi con questo fiocco, questo vestito e questo rossetto. Anche questo profumo è fucsia, proprio come piace la nostra Barbie. Questo profumo è Linda Felicidade ed è proveniente dal Brasile, quindi probabilmente gliel'avrà consigliato qualche sua amica Barbie brasiliana, che sono bellissime, hanno tutti questi capelli lunghi, questa carnagione scura. Come belle sono le donne brasiliane, guardate che meraviglia! Questo profumo è 100 ml di eau de toilette, ma vi assicuro che dura tutto il giorno. Ora, come vi dicevo prima, questo è il profumo che veramente, come dice il nome, trasmette la gioia di vivere perché è giocoso, floreale, fruttato. Ci sono tutti questi frutti tropicali in questo profumo e poi è dolce e me lo spruzzo da questa parte. Buono, si sente la fragola, si sentono i lamponi, c'è la vaniglia, ci sono i fiori. È un profumo buonissimo, buonissimo, che sono sicura che alla nostra Barbie piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe davvero evitare di fare questa voce un po' da demente, perché penso che Barbie non parlerebbe così. Però nel mio immaginario la Barbie deve essere perfetta e quindi questo profumo fucsia è del Come colore cazzo della ti mia sei Barbie. conosciuto? È arrivato Ken! È arrivato il mio Ken! Vieni Ken ad aiutare le nostre amiche! La Barbie e il Ken! Ma come la sei Eccoci! come ti Io sei sono la conosciuto? Barbie per un giorno! Sono la Barbie per un giorno! Me ne vado. Guarda! Meno male! Ma lui mi ama anche così, il mio Ken! Questo E è da adesso vedere. va a fumarsi la sigaretta! Anche se è vero Ken non fuma! Perché lui fa ginnastica e nuota tanto! E fa tanto windsurf, ecco. E dopo il pranzo, scusate questo Ken che è stato un po' maleducato, dopo il pranzo c'è un bellissimo pomeriggio, ma dove? Ma in spiaggia, a vedere Ken che fa il windsurf con i suoi amici Ken. Lui è bellissimo, altissimo, con questi muscoli ed è il più bello di tutta la spiaggia. Ed è il mio Ken, è invidiato da tutte le altre Barbie. Ma Barbie non può andare in spiaggia senza profumo. E quindi per questa giornata in spiaggia la nostra Barbie si mette un bel costumino rosa con un bel fiocco rosa in testa e si mette questo bellissimo profumo rosa. Questo profumo rosa che è il Cabotine Rose. Ovviamente ve ne ho parlato tante volte anche perché la Barbie ama questo profumo perché sembra fatto apposta per lei, perché guardate, questa boccettina è apposta per la nostra Barbie, perché la boccetta rosa e anche il profumo è rosa e sa di frutti. E ci sono un po' di note pepate, perché comunque a lei piace essere fresca anche in spiaggia. E anche dopo aver fatto il bagno, lei, nel mare finto ovviamente, perché a Barbieland non esiste il mare, si spruzza ancora questo profumo che è dolcissimo e è proprio giovanile, sa proprio di frutti, di ciliegia, sa di albicocca e sa di rosa. Quindi la nostra Barbie è felice quando indossa questo Cabotine Rose perché è proprio uno dei suoi profumi preferiti. Finita la giornata in spiaggia e Rosy cosa fa? Rosy. E Barbie cosa fa? Torna nella sua casa tutta rosa e si fa una doccia tutta rosa, ma la doccia è finta perché l'acqua a Barbieland non esiste. Però, dopo aver fatto questa doccia finta, si mette il suo accappatoio rosa e si mette un profumo bellissimo che la fa stare bene. È un profumo elegante perché poi ovviamente la nostra Barbie cosa farà? Uscirà perché la Barbie non lavora. In quel momento lei non sta lavorando e ha deciso di indossare questo profumo elegantissimo che si chiama Dia di Amouage, che è una brand molto molto famoso e molto costoso. Infatti io ne posseggo solo il tester originale. Questo è un profumo che viene dall'Oman, che
Quindi probabilmente la sua amica Barbie dell'Oman glielo ha regalato, glielo ha fatto comprare. Qui troviamo un profumo che sa di fiori e di pulito, boro talcato. Ci sono queste note ariose di aldeidi e quando Barbie indossa questo profumo si sente volare su una nuvoletta tutta rosa come la sua casa, come il suo paese. E poi scende con questo profumo bellissimo perché lei si sente proprio in ordine con se stessa e indossa un abitino azzurro questa volta con un bel fiocco azzurro in testa e va ad incontrare le sue amiche Barbie e anche il suo fidanzato Ken perché va a fare un aperitivo a Barbieland in un locale bellissimo, tutto rosa, come quello dove è andata anche a fare colazione. Però a Barbieland è così. È tutto bellissimo, è tutto rosa, è tutto finto! E per questa serata, dopo aver spruzzato un po' di Dia di Amouage, Barbie però decide di cambiare il profumo, perché torna a casa, si cambia d'abito, si mette un bel vestitino da sera, che può essere, forse l'ho già detto prima, azzurro o turchese, con un bel fiocco azzurro, con delle belle scarpe col tacco, sempre turchesi, e si mette questo bellissimo profumo di Christian Dior che le ha regalato la sua Barbie, amica Barbie francese, perché questo è il Pure Poison, quello originale, quello di una volta, perché la Barbie, ricordiamoci, che è nata nel 1959. E questo è un profumo che sa di gelsomino, è un profumo ambrato che dura tantissime ore, quindi anche se andrà a ballare e a cantare e a scatenarsi, questo profumo lo durerà tutta la sera e anche tutta la notte. Però poi, dopo la serata con le amiche, Barbie uscirà da sola con il suo fidanzato Ken e allora è il momento di cambiare ancora il profumo. E per concludere la giornata c'è questa serata romantica col suo fidanzato Ken che la porta fuori a cena in un ristorante bellissimo, tutto rosa, tutto pieno di fiori, tutto pieno di camerieri con queste tutine rosa e lei si veste di rosa, con un vestito tanto tanto romantico perché lei vuole essere innamorata, vuole essere romantica quella sera con il suo fidanzato Ken e si mette un profumo alla rosa che ha la boccetta fucsia, ovviamente, la nostra Barbie non può rinunciare al fucsia come me. È per quello che io mi medesimo tanto in Barbie. E lei si mette questo bellissimo profumo di Montale che si chiama Rose Elixir, perché questo è un profumo alla rosa tanto tanto romantico ed è sicura che il suo Ken sarà ancora più innamorato di lei quando l'avrà sentito addosso alla nostra Barbie. E qui ci troviamo una nota di fragolina, una nota di rosa dolce, perché ci sono anche dei frutti in questo profumo, perché la nostra Barbie non vuole i profumi troppo seri, troppo drammatici, troppo da signora, perché lei è felice nel suo mondo di Barbie, dove tutto è finto, tranne i profumi. E quindi lei, per incontrarsi con il suo fidanzato Ken, indosserà Rose Elixir di Montale, che è questa rosa fragolosa, un po' fruttata, che va bene in queste giornate così bellissime, perché nel mondo di Barbie è tutto bellissimo. E dopo la serata trascorsa con il suo fidanzato Ken, Barbie è felice e torna a casa. Torna a casa, nella sua casa tutta rosa, va a farsi un'altra doccia, perché noi non lo sappiamo che cosa fa la Barbie con il suo Ken, e non lo vogliamo neanche sapere. Penso che non faccia molto. Però si fa ancora la sua doccia finta, con l'acqua finta, e si mette il suo cappottaio rosa. Dopodiché si spazzola lungo i capelli e si mette la camicia da notte, tutta bianca invece, perché lei vuole essere a posto con se stessa e vuole sentirsi candida, candida e pura come un giglio. Però la nostra Barbie è tanto romantica, le piace tanto la vaniglia, e allora lei è indecisa perché ci sono tre profumi che lei usa per andare a dormire. E allora uno è un profumo che è sempre di Montale e si chiama Sweet Vanilla,
Questa è una vaniglia che sa di albicocca e lei piace tanto mettere questo profumo anche per andare a dormire, però magari questa sera non lo metterà perché vuole avere una vaniglia che la faccia sentire rilassata e fare dei bei sogni tutti rosa, perché Barbie vive in un mondo tutto rosa e allora forse si metterà questo vanilla cake che sa di torta alla vaniglia, però. No, adesso che ci pensa, lei è stata a cena con Ken e ha mangiato una fettona così di torta finta alla vaniglia. Quindi anche questo profumo non può andare troppo bene per la nostra Barbie, perché sennò le viene fame e le viene voglia di mangiare un'altra fettona di torta alla vaniglia. Quindi anche questo profumo, anche se è buonissimo, lo metterà forse domani mattina mentre fa colazione. E allora cosa ha deciso di mettere per la serata? Per andare a dormire, lei si spruzza sia addosso che sul cuscino che sul letto questo Vanille Absolue, che è sempre di Montale, però è una vaniglia polverosa, delicata, che le fa venire sonno quasi subito. Lei si sdraia sul suo lettone fatto a cuore, tutto rosa, con questi bellissimi disegni tutti rosa intorno alla parete, e si mette questo profumo. E finalmente si addormenta con questa fragranza che sa di vaniglia dolce, ma un po' polverosa, e la nostra Barbie si addormenta e fa dei sogni bellissimi, sogna delle cose tutte rosa, tutte bellissime, perché la nostra Barbie è felice. Quindi si addormenta sognando un nuovo giorno che sarà identico al primo, perché a Barbieland è tutto uguale ed è anche tutto finto. Quindi io oggi mi sono un po' immedesimata nella Barbie, adesso cerco di tornare nelle mie vesti di Antonella, perché Barbie mi ha posseduta per circa 20 minuti, però vi assicuro che questo video l'ho studiato a tavolino e sono felicissima di averlo fatto, perché vi ho parlato di alcuni profumi che secondo me Barbie, se esistesse nella realtà, adorerebbe, perché sono profumi dedicati anche a una ragazza abbastanza giovane. Non sono profumoni impegnativi di quelli che piacciono invece a me, che sono una signora di una certa età. Sono profumi dedicati a una ragazza spensierata, anche se sono profumi che, a parte questi low cost, sono profumi di nicchia. Questi due sono i più economici. Questo si può trovare intorno ai 20 euro, questo si può trovare anche a 8 euro nelle profumerie, nelle catene di profumerie tipo il Tigotà, e poi abbiamo Soleil di Fragonard che si può trovare ancora intorno ai 30 euro. Invece gli altri purtroppo hanno dei prezzi un pochino più alti. Ma perché dobbiamo far mancare alla nostra Barbie dei profumi così belli di nicchia? No, perché la Barbie deve essere felice. Noi dobbiamo rendere felice la nostra Barbie, perché se la vediamo triste non siamo contente. Quindi, se vi è piaciuto questo video un po' demenziale, dove io sembro essere tornata indietro e sembro un po' demente, mettete un bel like qua sotto, iscrivetevi e ditemi che cosa ne avete pensato, perché sentirsi Barbie per un giorno è bellissimo! Ciao, ciao a tutti!